Ben arrivati ragazzi. Grazie. Tanto bene? Tutto bene, tutto a posto. Un po' di velox sulla strada, giusto? Purtroppo è la moda. È uscita una brutta moda di auto velox fastidiosi. Anche perché un paio non sono segnalati. Ah, e vabbè, allora, visto che non sono segnalati, possono attaccarsi, visto che non sono segnalati. Lo so, però è sempre una minaccia di andare a contestare. Lo so, ma alla fine possono dire quello che. Era in decadimento, ma molto decadimento, era crollato il soffitto, poi è stato ricostruito. Per il fatto che il soffitto è così alto e c'è dispersione, qui la voce non è molto... È irriscaldabile, qui l'ideale sarebbe mettere delle vele che perlomeno dimezzino l'altezza. E poi fare un per esempio il portone originale, come possiamo vederlo al di fuori, e non si può cambiare, al limite bisognerebbe metterlo tra dei vetri di modo tale che non... Sì, è difficile. Ci vogliono interventi economici di una certa importanza per salvaguardarlo. Si parla di tale. Questa era una chiesa, ha detto lei. Questa era una chiesa. No. Adesso la utilizziamo come auditorio. Diciamo che è stata sconsacrata. È stata sconsacrata nel momento in cui nel 1953 è stata inaugurata la nuova parrocchiale. Questa è stata una chiesa fino agli inizi del 1900, costruita sulla prima chiesa cristiana, che è stata costruita intorno all'anno 1000, che a sua volta è stata costruita, ecco lì avete visto la copia della l'ara abbiana che è stata trovata, ecco. Bisognerebbe dare una bollettina. Ecco, e qui ci sono le tombe che sono state ritrovate, tombe romane, primo secondo secolo. Man mano che a Predore si costruisce o si ristruttura un edificio, si trovano sempre tombe romane. Tombe romane o storici. A Predore Alto c'è una torre che serviva come deposito armi, quella vicino a casa mia, quell'edificio lì di fronte. Praticamente Predore è entrata a far parte di tutta una serie di fortificazioni durante il Medioevo per le segnalazioni. Per cui da quella torre che si trova su in cima a Villa Lanza c'era una galleria, sicuramente adesso sarà anche crollata in parte, una galleria che metteva in comunicazione per portare delle armi da lì a Predore Basso. Perfetto.
Mentre la dea Diana veniva venerata e celebrata a Predore Basso, a Predore Alto, in quello che attualmente si chiama zona Vestino o Vertino, come dir si voglia, comunque località Vasti, veniva venerata la dea Vesta e al primo di agosto veniva acceso un fuoco e gli venivano cambiati gli allori, gli venivano messi ogni anno quelli freschi in sostituzione di quelli secchi. Invece per la dea Diana veniva sacrificata una cerva. Ah, sì. Al primo di marzo, esatto, veniva sacrificata la cerva. Sì. Le fotografie che vedete alle pareti sono fotografie di Predore di un tempo. La gente piacevolmente viene qui a ritrovare i nonni, i bisnonni o loro stessi se si tratta di bambini delle scuole. Cosa? Questo qui, questo è il vecchio orologio della torre municipale. Vecchio orologio della torre municipale. L'orologio della torre. Quella lì è Villa Lanza, vedete? Villa Lanza vista dal lago. Quella è Villa Lanza. Quello su in alto invece è tutta una serie di mulini, ecco perché vi dico che il Rino adesso è un torrentello rispetto a una volta quando mandava avanti i mulini ad acqua che macinavano la farina dei paesi limitrofi. Ecco, questi sono i vari interventi della chiesa come era distribuita. Molto recettivo. Ma questo lavoro qui è stato fatto in sostituzione? È una cosa che abbiamo fatto circa 15 anni fa. Sì, è recentissimo. Se voi pensate c'era pure l'erba sul tetto, quelle sono tutte infiltrazioni di acqua. Però adesso che l'ha sistemato, Sì, certo. Ma doveva avere anche dei colori vividi, beh, ci sono in rosa, ci sono. Quelli sono rosa. Una volta e nessuno li ha. No, assolutamente. Ma si vede che è tutto originale. Quella macchina lì? Questa è la macchina che mandava avanti il vecchio ingranaggio della torre, non campanaria, municipale. Il vecchio orologio del municipio. Che ha lavorato a punto croce. Appunto croce. Questa alla vostra destra è un paliotto, rappresenta i santi Fermo e Rustico. E invece questo è l'estasi di Santa Teresa. Tutto appunto croce. Ci ha impiegato un sacco di tempo, poi questa signora voleva donarli alla parrocchia, nessuno li ha voluti. Allora, quando ho cominciato a interessarmi di turismo a Predore, mi ha detto: guardi, solo lei forse riuscirà, perché io li regalo. È possibile che a Predore i regali non li vogliono. Ecco, ho detto: signora, troverò la giusta collocazione se sono dimessi. Beh, stanno bene anche a casa mia, al limite, se non li volete. Ecco, qui ci sono varie fotografie di persone. Lì c'è il funerale di 7 donne che ha fatto? Il battello è stato mitragliato. Ah. Tempo di guerra. Per cui delle donne che tornavano lavoravano nella ditta di armi di Pezzane. Beretta. Questo è il Lido dei Tarcimenti, vicino dove abita Paolo, ecco, negli anni 30, dove tutti gli impiegati dei Tarcimenti di Bergamo venivano a prendere il sole, quello era il Lido dei Poveri. Per l'epoca... Qui si vede da un altro versante, ecco.
Per l'epoca era qualcosa di bello, eh? E adesso è sede della Croce Rossa, noi qui sul lago abbiamo la Croce Rossa Lacustre che tiene lì in modo scavo tutte le necessità. Tenta di mettere a posto con volumi che partono dal 1789 ai giorni nostri. Venite. Bisogna camminare con gli occhi in alto. In alto. Sì. Praticamente c'è anche l'angolo per leggere sul lago. C'è lì il giardinetto. Bello. Bello. È l'arbocco delle di Bregona. Questa è la bocca del vino storico. Ma c'è anche quello che pensavo. E beh. Ah, che bello. Il posto silenzioso. C'è anche l'angoletto che vuole essere. No, c'è la bibliotecaria che. Io faccio l'insegnante a tempo pieno. La scuola a tempo pieno. È simpatico, dai, lo scheletro, dai. Ci ricorda che fine fa. Più o meno. Più o meno. Se Dio vuole arriveremo. Insegna italiano. Sempre se non mi faccio perché mio nonno è già andato in piacere. Italiano storia di grafia. E qui sotto c'è il vuoto con le stanze dove sono stati lasciati i teschi. Bello qua. Delle povere anime. La chiesa, e c'è. Però dai, un contrasto, diciamo, anche con voi. E il campanile poi una volta le cose andavano, il campanile è stato preso dalla casa limitrofa dove risiede l'ex medico condotto di Predore. Che ci ha fatto il campanello di sembra che qui è diventato il campanile è diventato.